Amici di Rosso Parma, una situazione sindacale di ambito FIOM che comincia a farsi articolata, quella della SMA Serbatoi. Ne parliamo con Francesco Santoro. Cosa sta succedendo, Francesco? Ma in SMA Serbatoi sono ormai 4 anni che tentiamo di rinnovare il contratto integrativo aziendale. Non si riesce da molti anni perché, insomma, ci sono delle ragioni oggettive, quelle legate alla crisi, e dunque diciamo che anche se questa non è dipesa dai lavoratori, in una discussione generale non può non essere tenuta da conto. C'è però da dire anche una cosa, che questa azienda negli ultimi 2 anni ha visto una ricrescita importante dei propri fatturati e quest'anno si chiuderà anche con un utile considerevole. Se da una parte noi ci siamo fatti carico di firmare, tra virgolette, pur con il consenso dei lavoratori in questi anni, accordi ponte, quindi degli accordi che gestivano delle quantità economiche, insomma, sicuramente seguendo una traiettoria discendente da quelle che erano le erogazioni economiche gestite nei premi precedenti, adesso che però ci sono degli utili e che i fatturati sono ripresi a salire, che si fa della quantità, che l'azienda ha aperto anche uno stabilimento in Serbia, peraltro, nel frattempo, e che comunque il numero degli occupati complessivi è sceso, noi non possiamo più accettare le offerte economiche, la disponibilità che l'azienda è pronta a mettere sul tavolo. Due dati per capire di quello di cui stiamo parlando. Nel 2009 l'azienda fatturava mediamente circa 9 milioni di euro, aveva circa 175 occupati ed erogava premi sulla produttività di 1.500 euro lordi circa. Oggi abbiamo 150 occupati, c'è il caso che si riesca a chiudere anche oltre i 18 milioni e mezzo di fatturato, quindi un fatturato più che doppio, diciamo, a quelli del 2009. Sul tavolo non ci sono neanche 500 euro a disposizione, peraltro 500 euro che dovrebbero essere composti, diciamo, da tutta una serie di indicatori, quindi neanche garantiti e neanche certi. È evidente che qui non c'è misura, qui non c'è proprio misura, e l'azienda ha passato il segno, abbiamo capito che non si vuole fare un contratto, ma si vuole semplicemente continuare a speculare sul lavoro, la fatica dei lavoratori che tanto hanno messo in questa azienda negli ultimi anni, e dunque la sostanziale unanimità degli stabilimenti, anche diciamo in figure che generalmente non si sono mai unite a lotte come responsabili di reparto, piuttosto che impiegati, piuttosto che tecnici, hanno capito bene che la misura era davvero colma. Senti, Francesco, spiegato alla res d'ora praticamente, voi dite: noi ci siamo fatti in quattro, siamo andati incontro all'azienda sul piano contrattuale in passato, adesso i conti tornano e questi non sganciano. Sì, adesso i conti tornano e questi non vogliono sganciare, ma c'è di più, perché questa non è soltanto una discussione che riguarda un contratto integrativo aziendale, riguarda più che altro proprio il futuro di questa organizzazione sul territorio. E spiego perché, perché la SMA è un'azienda chiave tra quelle, diciamo, iscritte a Confindustria, aderenti a Confindustria Parma, ed è anche un'azienda che non ha mai indugiato un attimo nella misura in cui ci fossero degli aspetti contrattuali di miglior favore per loro, ovviamente, piuttosto che leggi dello Stato, ad abbracciarle immediatamente. È sintomatico il fatto che la SMA adoperi e tenga in vigore il contratto separato firmato da FIM e UIM nel 2012, quando all'interno conto al massimo 2 iscritti di quell'organizzazione ed un'egemonia totale nell'ordine di oltre 100 iscritti da parte della FIOM, nonché la storicizzazione di tutte quante le rappresentanze sindacali che sono della FIOM. Allora è evidente che questi sono atti di spregio nei confronti del sindacato, ed è evidente che quando SMA si siede al tavolo non vuol discutere soltanto di politiche industriali e quindi di come legare obiettivi a questo. La SMA vuole semplicemente imporre il tacco del padrone, perché il contesto oggettivo fuori è questo, sono tutti eccitati come squali che hanno sentito l'odore del sangue, e quindi è evidente che stanno aspettando e colgono il momento per dare un calcio, ecco, nel sedere, per usare un eufemismo, alla FIOM, perché se non glielo dai adesso non glielo dai più, perché è evidente che fuori il contesto è di un certo tipo, però è anche un contesto magmatico, perché c'è una ripresa del movimento, c'è una disponibilità dei lavoratori alla mobilitazione, ci sono delle iniziative di scioperi generali già messe in campo, e altre che passeranno, e cosa che dà davvero fastidio all'industria, ci sono i lavoratori della SMA che finalmente riprendono a scioperare, e non solo iniziano a scioperare in numeri considerevoli, ma partecipano anche alle iniziative di piazza. Quindi
per noi questa è una battaglia che va oltre le rivendicazioni economiche, che va oltre il contratto integrativo aziendale, perché SMA rappresenta una delle aziende di punta per UPI Parma nell'applicare politiche antioperaie. Quindi per noi è una questione che sì, certo, deve unire i lavoratori sul contratto integrativo, ma questa lotta è una lotta che deve vincere e che deve dipanare tutta una serie di problemi ormai da troppi anni lasciati sotto il tappeto. E noi ringraziamo Francesco con una riflessione: la Serbia non ha portato fortuna manco a Marchionne, speriamo che la SMA non faccia eccezione. Ma sì, sicuramente sarà così anche in questo caso, perché comunque quando si portano fuori delle produzioni innanzitutto si assumono dei costi, insomma, e dei rischi, e per quanto la Serbia, noi sappiamo, il governo serbo faccia di tutto per attrarre capitali stranieri, poi dopo comunque quando parliamo del Made in Italy non lo diciamo così giusto tanto per dirlo, ma perché facciamo riferimento alle professionalità, alle capacità professionali che il settore manufatturiero italiano ha e può vantare, e se gli operai della SMA permettono a questa azienda di essere leader nel settore e quantomeno essere la prima azienda in Italia nella costruzione di serbatoi, ebbene questo è sicuramente per le loro capacità, non certo per la dirigenza aziendale, perché a stringere la cinghia e a tagliare sui costi sono bravi tutti, ma è a investire in ricerca, in sviluppo, in tecnologia, in macchinari, in competenze. Ecco, per fare questo ci vuole uno spirito che sia un po' più lungimirante, non è certo quello di chi pensa di contrarre soltanto i salari e di continuare ad arrovellare le armi contro i lavoratori.